Bene, amici di tonore.net, siamo di nuovo in compagnia del Samsung Galaxy Nexus, aggiornato ad Android Jelly Bean 4.1, per la quarta puntata della nostra videorubrica. In questa puntata andiamo a vedere il voice typing offline, ovvero la possibilità di trascrivere sul dispositivo la nostra voce, senza connettività dati. Mi stavo dimenticando la cosa più importante. E questo perché fino ad Ice Cream Sandwich, per scrivere attraverso la voce appunto, c'era bisogno di collegarsi a internet, quindi c'era un certo ritardo, eccetera eccetera. Mentre con Android Jelly Bean tutto è molto più semplice, perché i dati sono scaricati all'interno del nostro smartphone. Come scaricarli però? Basta andare in menu, impostazioni, lingua e emissione, me la stavo perdendo, ricerca vocale, scarica riconoscimento vocale, e poi in tutto troviamo la lingua che noi vogliamo, che noi parliamo. Scarichiamo la lingua, che pesa 15 MB, quindi assolutamente leggera. Ce la ritroviamo negli installati insieme all'English, che è installato di default. A questo punto possiamo iniziare a parlare dopo aver premuto l'icona del microfono. Per farvi vedere come funziona, andiamo nei messaggi, perché nella barra di ricerca non funziona. Anzi, facciamo subito vedere la barra di ricerca. Vedete, non funziona, ma comunque sarebbe anche inutile, perché Google Search, Google Now funzionano con internet, quindi non potrebbero funzionare senza connettività dati. E scriviamo un messaggio, prima dal numero 3 4 5, anzi, aspettate che ci riprovo, anzi, l'aveva preso, 3 4 5 5 5 0 6 9 5 2 1 0. Ovviamente è un numero inventato al momento, qui parla subito già, e partiamo col messaggio. Ciao a tutti amici di Tutto Android, come avete passato il weekend? Come avete visto ci scrive, come avete visto continua a scrivere senza che noi lo interrompiamo, quindi ci ascolta continuamente e come vedete funziona, direi, perfettamente. A volte tende a perdersi qualche parolina, tipo quando inizi, se si inizia a parlare subito dopo aver premuto il tasto microfono. Comunque basta aspettare un secondo e poi iniziare a parlare e tutto funziona egregiamente. Cliccando ovviamente l'icona della tastiera si torna in tastiera e quindi tutto torna normale. Voice typing offline che funziona solo quindi con l'icona della tastiera, ma che funziona benissimo. Anche per oggi è tutto, domani in nuova puntata. Per ora è tutto da Michele, tutto android.net. Ciao a tutti ragazzi.